Gentili amici di Punto Ortona, tra poco uscirà la processione di San Sebastiano, martire nel 238 d.C. San Sebastiano ebbe una vita molto travagliata, era una guardia speciale per l'imperatore Diocleziano, ma quando lo stesso imperatore scoprì che Sebastiano era un cristiano, lo fece trucidare con delle frecce. Ma una volta caduto a terra, Sebastiano venne soccorso da Irene, che più tardi diventò Santa Irene. Fu curato da Santa Irene perché Sebastiano era ancora vivo. Una volta rimessosi però dalla malattia, dalle ferite, Sebastiano fu nuovamente condannato a morte da Diocleziano. Questa è la storia di San Sebastiano e tutti amano questo santo martire. Moltissime città italiane onorano San Sebastiano quale patrone del proprio paese. Ad Ortona c'è un'antichissima tradizione, la festa del 20 gennaio è l'unica festività del periodo infernale. Ci sono le girandole, i fuochi pirotecnici, una serie di scherzi che attirano molto i bambini. La piazza tra poco si riempirà di gente. Aspettiamo l'uscita della processione. Sergio Basilico, direttore tecnico della pirotecnica ortonese, sì, per la festa di San Sebastiano. Girandole più che altro, perché qua è una vecchia tradizione che si fa da, diciamo, più di 100 anni, però che io mi ricordo, ci sono 50 anni che sono sempre presente su questa manifestazione. È sempre molto seguita, piena di gente. Sempre piena di gente, sia d'inverno che qualche volta pure d'estate lo fanno, il 14 di agosto, per i turisti che tornano qui e vogliono vedere l'arte, diciamo, delle girandole, perché è una cosa che non si fa più in quasi nessun posto, le girandole. In Abruzzo solo qua a Ortona si fanno ancora, perché è un lavoro un po' particolare. E soprattutto si aspetta il vaporetto. Il vaporetto speriamo che, diciamo, va bene, perché a volte si può anche inceppare, diciamo, però diciamo il 99% che l'ho fatto io è andato sempre bene. L'attraversamento della piazza del Vaporetto, se va tutto bene, significa che il raccolto dei contadini sarà molto prolifico. E la pesca pure, anche sì. La pesca, quindi è una cosa che noi ci mettiamo tutta la buona volontà per farla andare bene, ma speriamo che... Una piccola superstizione. Per tradizione, diciamo. Corna. Da quanti anni lei svolge questo mestiere? Saranno 63-64 anni che faccio questo mestiere. Mio padre, mio nonno e mio bisnonno facevano tutti questo mestiere. È un'attività molto delicata, a contatto con la polvere da sparo. Sì, è delicata, però se uno lo fa pensando a quello che stai facendo, perché diciamo i prodotti oggi come oggi, diciamo, sono cambiati. Una volta era più pericoloso perché ci stavano delle sostanze che non andavano d'accordo fra di loro, e invece oggi come oggi si conosce di più, anche perché ci sono le etichette, le etichettature, insomma le normative sono migliori, diciamo. Prima di tutto evitare di fumare. Ah beh, sì, è logico, mentre stai facendo un lavoro, ma mai fumare. Là basta una scintilla che parte tutto. Se uno vuol fumare va fuori, si fa la fumatina. Secondo lei questa festa, questa bella tradizione, perché attira tantissimo i bambini? Perché vedono delle cose, vedi, come per esempio il ciclista, che l'arrotino, e poi anche altre girandole, che le persone che vogliono vedere l'arte, diciamo, vengono applauditi. C'è anche un grande divertimento. Sì, no, ma lavorare così è bello comunque, è bello perché ti dà soddisfazione di quello che uno ha imparato e riesce ancora a fare.
Signora, San Sebastiano è una festa molto importante. Molto, molto, e ci tengono tutti, tutti sono presenti, non aspettano altro, anzi, bellissima festa, veramente. Nonostante il 20 gennaio fa freddo, tutti cercano di assistere a questa manifestazione pirotecnica. Sì, sì, infatti, come si dice, si avventurano, sfidano il freddo, tutto, pure di partecipare alla festa. Per la prima volta lei è venuta a questa festa, quanti anni aveva all'epoca? Ci accompagnava sempre le nostre nonne, quindi eravamo proprio piccoli, piccoli, piccoli. Per i bambini è sempre stata una cosa molto entusiasta, si partecipa molto volentieri. Lei partecipa tutti gli anni a questa festa? Solo l'anno scorso no, purtroppo. Sente freddo? No, assolutamente no. Lei da quanti anni assiste a questa festa? Io sono tanti anni, dal 75 che mi sono sposata, sono venuta a Ortona e tutti gli anni vengo a vederlo. A volte si è fatta anche il mese di agosto. La replica? Sì, la replica, che l'hanno assistito anche i miei nipoti che vengono da Milano. Quest'anno, l'anno scorso a agosto, non è stata rifatta la festa, però l'attendevano tutti. La sua opinione è quella di rifarla sempre l'estate? Per me sì, perché vengono da fuori i miei nipoti, la vorrebbero sempre vedere, speriamo che quest'anno si ripete ancora. Lei che idea? Si deve rifare l'estate questa festa? Come no, se deve fare, ma io vengo da Guardia Grele, sto venendo a vederla. Tutti gli anni viene ad Ortona? No, questo è il primo anno che sto venendo. C'è una curiosità, l'attesa? Sì, infatti, una curiosità. San Sebastiano è molto venerato in tutti i paesi? Sì, sì. È vero. Lei da quanto tempo attende? Stasera? Da mezz'ora, un'ora. Partecipa tutti gli anni? Quasi tutti gli anni vengo a vedere. Sono curioso di vedere. Mi piace pure. È una tradizione che va avanti da moltissimi anni ad Ortona. Una volta si diceva che come partiva la barchetta, partiva bene o tornava bene per il raccolto. Ma mo... È sempre una bella cosa, divertente. Sì, sì, è piacevole. Dove... San Sebastiano, la neve scende piano piano, però non c'è questa sera. Non c'è la temperatura giusta, ma meglio così, che la neve è bella ma dà molti disagi. Hanno sostituito la neve con la pista di ghiaccio. Chi gli piace, va bene. Per lei questa tradizione deve continuare? Assolutamente sì. Ha portato i suoi bambini. Sì, sì, eccoli qua. Aspettiamo l'orario, speriamo che è puntuale. Ci crede al percorso della barchetta? No, è una stupidaggine, però ci piace comunque l'evento. Lei che idea di questa festa? Non lo so, non ci sono mai stata. Penso sia una bella esperienza, prima volta. La festa comunque avvicina la gente, fa uscire la gente di casa, c'è comunicazione. Sì, ovvio. Assiste anche agli altri anni a questa manifestazione? È la prima volta, penso di sì. La prossima volta ci vengo. C'è attesa? Sì. Lei ha visto altre edizioni di San Sebastiano? Sempre. Da quando sono nato, sempre. Sono di Ortona, quindi ho visto sempre. È una bellissima tradizione. Certo, bellissimo. Io cerco sempre di partecipare. Anche a quella estiva che purtroppo non si fa più. Dovranno rifarla. Speriamo, speriamo, io partecipo sempre. Lei che pensa di questa festa? Idem. È bella? Molto bella. Divertente soprattutto perché avvicina i bambini? Sì, è molto sentita dalla cittadinanza, quindi è giusto che si ripeta ogni anno. Diego, tutti gli anni assisti? No, tutti gli anni no, perché spesso i turni di lavoro non me lo permettono. Quest'anno sono stato fortunato, quindi sfido anche il freddo per vedere questa bella manifestazione. Hai portato anche i bambini? Ho portato anche i bambini, moglie, zia, nonni a seguito, quando si può. Una bella tradizione. Bellissima, poi unica perché è così particolare, non c'è nessun altro posto d'Abruzzo, quindi vale la pena vederlo.
La festa di San Sebastiano attira molto i bambini. Sì, un sacco di bambini. Sì, ogni anno il 20 gennaio vengono a vedere la festa di San Sebastiano. Qual è la cosa che le piace di più? Il vaporetto, le girandole, la bicicletta? In realtà tutto, però in particolare la processione di San Sebastiano. Sì. Lei è credente? Sì. San Sebastiano fu trucidato dall'imperatore Diocleziano proprio perché era credente. Eh sì. Si ripete un po' la storia di tutti i giorni. Sì, è vero. Sì. Buona festa. Grazie mille, anche a voi. San Sebastiano è l'unica festa che avviene in inverno. Giusto, il 20 di gennaio. Sono tanti anni che assistiamo a questa festa tradizionale di Ortona, a cui gli ortonesi tengono, in modo che speriamo che vada tutto bene nell'anno, per il raccolto, la pesca e tante altre cose. San Sebastiano, l'estate è ancora lontano. Certo, quest'anno penso, mi hanno detto che non si ripeterà, però ce lo gustiamo intanto questa sera. Da quanti anni partecipa a questa bella festa infernale? Vengo sempre, tutti gli anni. È devoto a San Sebastiano oppure? Sì. E poi questa manifestazione all'aperto, nonostante faccia freddo, è sempre divertente? È sempre divertente, se no, altrimenti non venivamo, no? I nonni hanno il dovere di portare i nipoti? I nipoti, certo. È così che la tradizione continua e si rinnova? Deve seguitare, se no finisce. Signora, si ricorda qualcosa di questa festa? Che è una festa bellissima che avevo tutti gli anni, sì, sono di Ortona e mi piace moltissimo. La bambina la portavano qua? Sì, e infatti è una tradizione proprio da bambina che ricordo. Cosa le piace di più? Arrotino? Ma tutto. Non si trovano tutto, più gli arrotini? Tutto, mi piace tutto. Tanino, tu dirigi la tua bella rivista d'Abruzzo. Hai fatto qualche articolo su questa festa di San Sebastiano ad Ortona? Ma sì, tanti anni fa abbiamo fatto un articolo. È una festa molto sentita qui a Ortona, anche perché si abbina ai fuochi pirotecnici anche un piatto particolare che è il famoso pozzonetto. Ti puoi spiegare le pietanze? Ma è molto semplice, praticamente è stoccafisso e broccoli neri. E in più in genere si abbina anche una pizza di Gran Turco. La tradizione non è antichissima, si parla anni 20 più o meno, quindi non è, diciamo, una di quelle feste, i riti del fuoco come si suol dire, però è una festa molto sentita, anche perché col famoso vaporetto si traggono auspici sia per le attività della campagna che del mare. Il polsonetto viene fuori proprio dal recipiente che veniva usato anticamente per fare questa pietanza, che è un recipiente di rame a tre piedi con un manico lungo, che anche in italiano polsonetto sarebbe appunto un recipiente un po' profondo. E quindi è tutto qua, insomma. La festa unisce. Sicuramente è una festa un po' identitaria, perché gli ortonesi si riconoscono quasi tutti in questa festa, perché le feste più sentite a Ortona sono San Tommaso, San Rocco e San Sebastiano. Soprattutto perché viene in pieno inverno, quindi... con molto freddo, quindi anche questo cibo che in genere è sempre accompagnato da buon Montepulciano, diciamo, è un bel antidoto al freddo. Questa tradizione si sta mantenendo secondo la sua... Sì, cioè vedo sempre che c'è molta gente. Quest'anno ci sarà qualche difficoltà perché con la pista di ghiaccio nel centro della piazza ha sottratto un po' di spazio, però insomma alla fine penso che anche quest'anno il vaporetto farà il suo dovere, cioè sopra e sotto. Signora, che ricordi ha di questa festa? Io ci vengo tutti gli anni perché è una festa che mi piace, mi attira tanto. È devota a San Sebastiano? Sì, sempre. Sì. Ha ascoltato la messa? Stasera no. I nipoti non li ha portati? No, sono grandi ormai. Vanno da soli? Perché sì, ormai chi sta a Verona, chi insomma... No. A lei le piace questa festa? Anche a me, io sono il marito, veniamo quando possiamo, veniamo sempre. Avendo però un'attività non sempre capita di giorni possibili per venire, però bellissimo, è bello.
possiamo. Paese che vai, tradizioni che trovi. Certo, vero. C'è, che devo dire? Lei partecipa tutti gli anni a questa festa da spettatore? No, veramente la prima volta. È attirato da una certa curiosità? Certo, perché ne parlano tutti bene di questa barchetta che è una tradizione molto sentita dagli ortonesi. Poi l'ho sentito, però non l'ho vista mai. Come mai non ho mai partecipato? Ero sempre impegnato. È la prima volta? Sì. Che ne pensa di questa festa? Aspettiamo che inizia, però. Da molti anni segue? Certo, siamo ortonesi doc noi. La cosa che ti piace di più? La barchetta, mo l'aspettiamo. Speriamo. Porterà fortuna? Sì, sicuramente. Lei non è di Ortona? No, io sono di Chieti. Ha visto qualche altra edizione? Sì, in passato sì, l'ho vista. Molto bella come manifestazione. Nonostante il freddo, i bambini sono sempre presenti in questa festa? Sicuramente, non li facciamo perdere questa importante manifestazione. Da bambino venivi a questa festa? Assolutamente sì, comunque è una bellissima tradizione che si rinnova di anno in anno e sono molto contento. Venivi qua con i nonni? Nonni, genitori, fratelli, un po' tutti quanti. Cosa ti attira di più? Ma tutta questa gente che c'è, anche se è diminuita negli ultimi anni, devo essere sincero, però è sempre un bel colpo d'occhio, diciamo. Si dovrebbe fare anche l'estate, la replica? Assolutamente sì, cioè nel senso è anche molto bello far vedere quelle poche tradizioni che sono rimaste sul territorio. Signora, lei che pensa di questa festa? Io non lo so, è la prima volta che vengo. Non è di Ortona? No, non sono di Ortona. Ha portato i nipotini? No, sono sola. Tanta curiosità? Com'è? Sì, certo. Fa freddo, però ci si diverte. Siamo coperti bene. Signora, ha portato i suoi figli? Sì, stanno sparsi in mezzo alla gente, sì. Siete molto tradizionalisti? Sì, è una festa molto sentita, sì. Io sono di Ortona, quindi ci tengo particolarmente. Cosa ricorda da bambina? Quello che mi ricordo si è sempre fatto, quindi è una tradizione e ogni anno si viene. Veniva con i genitori? Sì. I miei genitori stanno a Ortona, quindi tutti gli anni siamo qua. La festa si deve fare? Sì, per forza. È una tradizione. Si deve fare per i genitori o per i figli? No, per i figli, per continuarla la tradizione, far conoscere anche a loro queste festività. E ortonese? Sì. Siamo pronti? Siamo pronti. Porterà buoni auspici la barchetta? Speriamo. Come tradizione speriamo che bene. Per la campagna occorre freddo? Soprattutto per la campagna. Ci vorrebbe anche un po' di neve. Siamo messi male, siamo messi. Vorrebbe un po' di neve. Un po' di neve, un po' di acqua, un po' di tutto. Ci raccomandiamo a San Sebastiano. Sempre così. Tra poco ci sarà lo sparo, i cosiddetti fuochi pirotecnici, sì. Le girandole, la barchetta, l'arrotino, la bicicletta. La bicicletta è una bellissima festa ortonese che rappresenta proprio l'ortonesità. Io vengo a questa festa da bambino, è bellissima. La barchetta con gli auspici per la stagione e la partecipazione. Quanto è importante la vita di un santo per i giovani di oggi? La vita di un santo è importante, ma qui il discorso è sulla religiosità. La religiosità e la tradizione, quindi due aspetti che tra di loro si intersecano. Anche la vita di San Sebastiano è quella di tutti i giorni, si soffre, le frecciate arrivano spesso. Certo, è un simbolo proprio della sofferenza. Possiamo fare anche un parallelismo con la vita, con il disagio che molte persone vivono, no? Yeah.
Thank you.